Quante centrali ipotizza lei? Si è parlato di 5, 6, 7? Guardi, io credo che per arrivare al 25% con le centrali di nuova generazione, ci sono le tecnologie più avanzate, sono quelle francesi, quelle americane, io credo che ci vogliano 7, 8, 10 centrali nucleari da costruire nel tempo, le più moderne, le più tranquille, le più sicure, le più efficienti. Centrale nucleare di Caorso, vicino Piacenza, è la più grande d'Italia. È stata spinta con il referendum nell'87. Fino a oggi sono state smontate le parti convenzionali dell'impianto, ma il materiale radioattivo è ancora tutto lì. Dovrebbero essere stoccati dopo un processo di unione di almeno 4 di questi attraverso un contenitore dedicato, e in questo contenitore sarà fatta una colata di calcestruzzo per poter garantire i 300 o 250 anni al deposito finale. Questa è una bassa contaminazione. Questa è bassa attività, questo è il nostro deposito di bassa attività. Senta, queste reti? Queste reti sono delle reti, in caso di tornado, si dovesse aprire il tetto, possono trattenere i fusti. L'obiettivo finale è quello di lasciare un prato verde al posto della centrale, ma ci vorranno circa 500 milioni e bisognerà aspettare almeno il 2019. Si deve ancora allontanare il combustibile nucleare e quando arriviamo stanno preparando il contenitore che lo porterà in Francia per recuperare uranio e plutonio. Il 97% di questo materiale sarà recuperato. È ancora combustibile che può produrre energia elettrica. Che non prenderemo noi però. E non avendo impianti nucleari in esercizio, noi non possiamo utilizzarlo. Fa parte dell'accordo commerciale e sarà consegnato ai francesi. Saliamo a quota 90 e passiamo di fronte al reattore. Anche quello ancora lì. Di fronte a noi c'è Arturo. È il reattore nucleare così soprannominato dai tecnici. Dall'87 ad oggi più di 100 persone vegliano su quello che è un cadavere radioattivo. Gli operatori stanno lavorando esternamente per trasferire il CASC. Le piscine contengono ancora i 700 elementi. Nel giro di 2 anni tutto quanto il combustibile nucleare sarà rimosso da Caorso. Lo mandiamo in Francia, ma ci torneranno le scorie e da qualche parte dovremo metterle, perché il nucleare non è un'attività come le altre. Quando è stata costruita la centrale di Caorso, un funzionario dell'Enel andò un paio di volte in comune a Piacenza e sbrigò tutta la faccenda da solo. È andato così più o meno dappertutto, con molto pressapochismo, un po' di bugie e tanta ignoranza sugli effetti collaterali. Poi nell'87 il referendum le ha fermate e per 10 anni nessuno si è posto il problema di come smantellarle o dove mettere rifiuti e scorie. Ne sono passati altri 10 a discuterne, abbiamo speso 9 miliardi di euro e siamo ancora qui. Adesso il governo ha deciso di ripartire con il nucleare perché i consumi aumentano, l'inquinamento pure e perché le tecnologie sono più sicure. Quindi è giusto investire in tutte le direzioni. Prima però ci sono dei conti da saldare, sparsi in tutto il paese, come documenta Siffredo Ranucci. Soli 25 chilometri da Roma, all'interno del centro nucleare della Casaccia, c'è l'OPEC, un laboratorio dove fino agli anni 80 sono state fatte operazioni sul combustibile nucleare. Hanno lavorato cioè con uranio e plutonio. Qui andiamo nella zona delle celle calde. Buongiorno. Cosa stanno facendo? Stanno decontaminando un costrutto di stoccaggio che era stato utilizzato per il deposito temporaneo di combustibile che stavano all'interno delle celle. Di che tipo di contaminazione si parla? È contaminazione anche di plutonio, di elementi di radioisotopi che provenivano da elementi di combustibile. Thank you.
spostarsi nei centri nucleari non è semplice. Le telecamere ti seguono passo dopo passo e tutto è custodito da una doppia blindatura. Un'imponente barriera costata 40 milioni di euro e creata per l'emergenza terrorismo da Carlo Jean, l'ex commissario della Sogin, nominato dal governo Berlusconi nel 2003. L'unica cortesia, magari, i sistemi di sicurezza, le videocamere, eccetera, se potessi evitare sarebbe meglio, perché il Ministero degli Interni ci impone, no, la riservatezza sui sistemi di protezione fisica delle strutture. Ma è vero che non si possono filmare dall'esterno, è ancora in vigore la normativa? Sì, se la tua trasmissione fosse vista da Bin Laden, che decide che vuole fare un attentato, no, le immagini che tu riprendi, delle camere, eccetera, potrebbero favorire. Allora, bisognerebbe chiudere Google Earth, dove chiunque può vedere bene tutti gli impianti nucleari, da Caorso a quello del Garigliano, fino al deposito Avogadro, vecchio di oltre 50 anni e, come si vede, vulnerabile. E poi ci sono anche quelle degli impianti della Casaccia, vicino a Roma. Qui c'è l'impianto Plutonio e nei depositi 9 e 10 c'è del materiale molto delicato. Oltre 100 fusti contaminati da plutonio che dagli anni 80 devono ancora essere messi in sicurezza. Il materiale più strategico si trova nel deposito 10, dove sono custoditi 5 kg e mezzo di plutonio e un centinaio di kg di uranio arricchito. Il plutonio che è qui dentro può essere utilizzato a fini militari, volendo? Certamente, è materiale sensibile. Ci sono dei problemi di security su cui anch'io devo rispettare. In un posto così delicato, però, l'unico problema di security fino a oggi è stato provocato dall'esplosione del sistema antincendio, montato dall'Electron, cioè dalla stessa ditta incaricata dal vecchio commissario della Sogin, Carlo Jean, di mettere al riparo gli impianti nucleari dagli attentati terroristici. Senta, è qua che c'è stata la famosa esplosione nel 2006? Sì, diciamo, è stato in questo locale, ha sfondato, diciamo, questa... della porta. Il sistema però era sovradimensionato per quello che era il volume dell'impianto. Quando dice sovradimensionato, che cosa significa? Che c'erano più bombole di quelle che servivano. Ma com'è quell'esplosione? Quell'esplosione è stata il risultato della gestione Sogin demenziale. Ha fatto fare gli lavori dentro l'impianto, dalla ditta Electron. Bravo, dall'Electron famosa. Non avevano l'esperienza perché facevano reticolati e cose per protezione fisica. Gli hanno fatto mettere le mani dentro al quadro elettrico dell'impianto plutonio. Lì non sapevano neanche dove mettere bene le mani, hanno fatto un po' da crocchi. E che è successo? Che uno dei collaboratori che è rimasto lì è andato a scaricare una delle 36 bombole di CO2 che stavano dell'antincendio. Invece di una bombola, gli sono partite tutte 36. Ma è esploso... C'è stato un picco di pressione di 17 tonnellate al metro quadro. E attraverso il lume della porta blindata di due ante è sfogata l'onda di pressione che ha divelto la porta rei antincendio, scardinandola da dentro al cemento armato i cardini 50 centimetri, erano tirati fuori. Quindi si è rischiato grossissimo. Un miracolo. Altre tre porte sono state ritrovate dai vigili del fuoco praticamente in mezzo ai prati. Ma è rischiato di esplodere i contenitori di plutonio, secondo me? Cioè, quindi adesso è tutto sotto controllo? Adesso è tutto sotto controllo, ci sono 18 bombole in servizio invece delle 36 che c'erano prima, abbiamo fatto tutta una serie di analisi di spegnimento, queste sono sufficienti a spegnere comunque, diciamo, gli incendi e non portano impressione locale. Ma oggi la situazione qual è? È uguale. Adesso che cosa è successo? Che loro hanno mandato avanti questo impianto per oltre un anno e mezzo senza niente, senza l'antincendio, mettendo nel turno di reperibilità H24, facendo dormire le persone dentro, gente che non sapeva neanche dove stessero gli estintori. C'è stato un allarme, il personale è scappato. All'interno dell'impianto c'è un'altra eredità con cui si deve fare i conti. 64 scatole a guanti dove veniva assemblato il combustibile nucleare. Sono tutte contaminate e negli ultimi due anni ci sono stati 9 operatori che hanno inalato plutonio. Intanto vorrei sottolineare che
sono dosi non significativi, sono un quarantesimo della dose ammissibile, meno di una radiografia. Non è una bella cosa la contaminazione interna? È una cosa che certamente, vuol dire, cioè, per uno... voi stessi dite che è una cosa da evitare assolutamente, ho letto male. Allora, no, allora, diciamo, è una cosa che uno deve certamente cercare di evitare, e noi fra tutte le procedure quello che... facciamo è proprio alla fine di minimizzare questi episodi. Senta, ma perché non si è provveduto a smantellarle subito queste? Cioè, se dagli anni 80 che stanno ferme, dico. Diciamo, dagli anni 80 l'Enea ha sempre deciso di fare un mantenimento in sicurezza, quindi questa è stata una decisione che non era Sogin. La Sogin si è occupata di questi impianti a partire dal 2003 e dopo 5 anni le scatole sono ancora qui. Eppure dovevano essere smantellate dall'Enea già 20 anni fa con questa struttura di metallo rosso che si trova nella Hall 45. Dagli anni 90 al 2001 è stata riempita di macchinari inutili e il suo costo è passato da 300 milioni a circa 9 miliardi di lire. Ma non ha mai lavorato perché è inutile. Si può vedere? No, perché ci sono anche lì delle radiazioni, quindi non si può vedere. È vero che è costato 9 miliardi di lire? Questo non glielo so dire. Noi abbiamo avuto questo sistema. Un pezzo di metallo costa? Sono dei sistemi, diciamo, di contenimento che hanno certi spessori, ma non le so dire onestamente quanto possa essere stato costato. Ma nel centro nucleare della Casaccia, alle porte della capitale, gestito dalla Nucleco, c'è anche il più grande deposito di rifiuti radioattivi d'Italia. È l'eredità del nucleare italiano e delle terapie degli ospedali. Sono oltre 7.000 metri cubi e sono chiusi in vecchi depositi arrugginiti, che sono ormai al limite, e così vengono stoccati anche nel cortile. Questi dovrebbero andare al sito nazionale. Da quant'è che li avete qui? Beh, diciamo quelli più vecchi anche di più di 10 anni, ma man mano che vengono prodotti, gli ultimi magari sono stati prodotti ieri, ecco. Questi che sono? Questi sono i manufatti finali, questi sono in attesa di essere trasportati al sito di smaltimento. E anche qua è pieno? E anche questo è uno dei magazzini pieni. Le voglio, scusi? Sì? Le volevo dire, lì ha un campo radiante più alto. Qua? Questo, sì. Quindi decida lei, è una sua scelta. Ma poi ci sono anche migliaia di fusti di rifiuti che non sono stati trattati. Cosa sono questi? Scarti di lavorazione contaminati da diversi radionuclidi. Qui forse c'è anche qualche concentrazione di plutonio, un po' di plutonio, e quindi sono per questa ragione da studiare il processo di condizionamento, ma non abbiamo le regole di accettabilità da parte del sito. Quindi se non c'è il sito voi non ci avete neanche le regole d'accettabilità? Potrebbero esserci le regole di accettabilità perché sono un fatto amministrativo, non... Quindi questi rimangono qua finché non... Rimangono qui in questa maniera, sorvegliati e controllati in questo deposito. È un po' strano questo. In mancanza di un deposito di smaltimento io non vedo una soluzione diversa da quella di custodirli in sicurezza. Cioè ve li tenete qua, dice lei? Sotto sorveglianza. Mi dica lei se immagina una soluzione diversa. La centrale nucleare di Trino, sulla riva del Po. Il centro nucleare dell'Eurex è quello di Avogadro, a Saluggia, nella provincia di Vercelli. A dividerli pochi chilometri di risaie e il canale Cavour. Il conte, che in pieno conflitto di interessi l'aveva concepito per portare acqua alle sue risaie, mai e poi mai avrebbe immaginato che qualcuno avrebbe costruito a poche decine di metri l'Eurex, un centro dove si estraeva uranio e plutonio dalle barre di combustibile, e l'avesse poi posto proprio sugli argini della Dora Baltea, dove le alluvioni sono frequenti, 3 negli ultimi 15 anni. Ognuna più violenta di quella prima, l'ultima nel 2000. Da allora è stato tirato su questo muro in cemento. Da più di 20 anni circa 100 persone sorvegliano 1635 metri cubi di scorie radioattive e siccome non sapevano dove seppellirle le hanno interrate sotto questa collinetta. E sotto ci sono dei rifiuti liquidi? Sì, serbatoi che contengono rifiuti radioattivi liquidi. Sicuramente la più alta concentrazione che c'è in Italia di rifiuti questo, no? Di radioattività liquida, sì. Ci sono tracce di plutonio e di uranio. Ecco, ma l'effetto vasca da bagno, quello che si dice, cioè l'acqua che entra dai tombini,
qui è avvenuto? Nell'alluvione del 2000 si è avuto un allagamento, ma dalle parti basse convenzionali del sito, dove c'è la mensa e l'auditorium. Non c'è comunque da stare allegri nel sapere che c'è un sito nucleare che ogni tanto si allaga. Anche perché il problema vero è che i rifiuti liquidi da qui non si possono portare via. Diciamo che il loro trasporto è praticamente improponibile. Su queste quantità non si hanno esperienze internazionali di una certa valenza. L'ente di controllo sul nucleare dal 75 vieta di stoccare rifiuti liquidi, eppure a 33 anni di distanza sono ancora qui. Dopo discussioni bibliche su come trattarli, ora si è deciso di cementarli. E poi, visto che non c'è il sito dove stoccarli, dovranno essere costruiti anche due depositi lunghi 70 metri, che qui chiamano provvisori. Tanto provvisori non sono, perché sono edifici che vorrebbero avere anche un certo pregio architettonico. Insomma, il progettista li paragona a un acquedotto romano con la luce che cambia a seconda delle ore del giorno. Se si sono spesi soldi per progetti che curano anche l'aspetto poetico dei depositi, per costruire il CEMEX, l'impianto di cementificazione, i cui costi sono aumentati in pochi anni da 40 a 80 milioni di euro, manca ancora qualcosa di importante. Quella che si chiama la ricetta. La formula del cemento. La formula del cemento, esattamente, cioè la qualità del cemento e la proporzione rispetto al rifiuto. In attesa di risolvere il problema dei rifiuti, qui all'Eurex la Sogin ha avuto altro da fare. La piscina, vecchia di 40 anni, che contiene le barre di uranio, ha perso liquido radioattivo che è colato nel terreno in profondità, minacciando la falda. La Sogin è stata costretta a svuotarla con molte difficoltà. In realtà, anche se forzato, è stato il primo vero esempio in Italia di decommissioning. Ci sono casi di contaminazione? Abbiamo avuto dei casi di contaminazione. Diciamo che però le dosi registrate sono a livello di una frazione di quello che è una normale radiografia toracica. Quanti casi negli ultimi anni? Una ventina circa. Un operatore della Sogin che vuole mantenere l'anonimato ci racconta un'altra versione. Ogni volta ci sono 5-6 casi di contaminati a ogni tornata. I controlli vengono fatti sulle feci. Come numero di casi si arriva quasi a un centinaio, insomma. Cioè in soli 2 anni? In 2 anni, sì. Questi ti parlo di casi di contaminazione. Adesso ti faccio l'esempio mio, io avevo 7-8 casi di volte che sono stato contaminato. Quindi... Tu sei stato 6-7 volte contaminato? Sì, ma c'è gente anche di più, insomma, di me. Quindi... Ma è una statistica normale o è alta? No, è alta. La Sogin dice che la contaminazione interna per loro dovrebbe essere zero. Contaminazione interna significa che o la hai mangiato, o la inali. E questo è successo a voi? È successo, sì. Il problema è sapere come sono successi, qual è la causa che ha scatenato questo ripetersi delle cose. La fretta, il fatto che sia stata mandata gente magari non formata oppure piuttosto che presa così alla buona e mandata dentro, perché poi alla fine, cioè adesso stanno esternalizzando qualsiasi cosa. Stanno appaltando i rischi di contaminazione. Sostanzialmente adesso non ci contaminiamo più noi, si contaminano le ditte esterne perché vanno dentro loro. Adesso non so se domani ti faranno anche entrare in piscina, io mi auguro per te di no. Figurati se Ranucci si fa scappare l'occasione di entrare nella piscina di Saluggia. Torniamo dopo la pubblicità. Ci sentiremmo più tranquilli se degli uccelli non entrassero liberamente in un deposito radioattivo, visto che di certo agli uccelli non toccheranno gli stessi controlli ai quali veniamo sottoposti noi all'uscita dal deposito. Grazie tante, nessuna contaminazione. Abbiamo visto Caorso, la nostra centrale più nuova, ferma da 21 anni. Se oggi si dovesse ripartire con il nucleare, non si può riattivare perché la vita di un impianto ha una durata limitata. Sarebbe da smantellare, ma se non c'è un posto dove portare il relitto, meglio lasciarlo lì. Risalendo di un centinaio di chilometri, si arriva alla provincia di Vercelli, dove c'è la più alta concentrazione di impianti.
all'Eurex di Saluggia ci sono voluti 4 anni per svuotare una piscina che perdeva. I dirigenti della Sogin ci portano nella piscina e le precauzioni da prendere sono tante. Nessun oggetto deve entrare a contatto con l'aria della piscina, perché la contaminazione non può assolutamente uscire dalla zona controllata. Se mi dà il sacchetto grande, forse... Sì. Facciamo questo tipo di lavoro qua. Giusto? Sì, sì. Questo è per te. Tutto questo sempre per il concetto che bisogna controllare la contaminazione. Cioè, questo giusto? È il concetto fondamentale della gestione del nucleare. Adesso deve indossare la maschera. A me sembra lento, perché qui sopra è aperto. Okay. Sembra un pochino lento. In un posto come questo, anche la mia poca barba non tagliata diventa un problema al momento di indossare le maschere. Le regole, prima non dovrebbe avere la barba quando entra negli impianti. Si doveva tagliare la barba stamattina. Se lo sapevo. Lo so. La prova di tenuta l'avete fatta e allora possiamo anche andare. Lo spazio è stretto e con le maschere si respira a fatica. Con questo sistema di protezione hanno lavorato gli operai per svuotare questa piscina, dove per 40 anni sono stati in ammollo le barre di uranio provenienti dal reattore di Trino, del Garigliano e il combustibile importato dal reattore di Petten nei Paesi Bassi. Di che tipo di contaminazione si parla? Ci sono prodotti di fissione transuranici. Quindi? Cesio, stronzio, uranio, plutonio, americio. Dov'è il punto che... il punto dove perdeva? Non abbiamo trovato un punto, nel senso che c'erano probabilmente delle fessurazioni a capello. Da quant'è che vi siete accorti che aveva delle perdite? I primi segni sono avuti a giugno 2004. Sogin ha messo... Quando? Nel 2006-2007? Lo svuotamento si è concluso a giugno di quest'anno. Lo svuotamento dell'acqua. Quindi ci sono voluti 4 anni per portare via le 52 barre e svuotare la piscina. Ma perché si è aspettato tanto? Non è che si è aspettato, è che la gestione complessa richiede un impegno e uno sforzo di... Praticamente si è presa questa piscina che erano 40 anni che era in questo stato di animazione sospesa e sono stati allontanati rimossi materiali obsoleti, è stato sistemato il combustibile irraggiato, è stata pulita la fanghiglia presente sul fondo, è stata trattata l'acqua completamente purificata e poi è stata svuotata. Le considerazioni da fare sono queste: o la Sogin per anni si è tirata le dita, o ci vogliono veramente 4 anni per svuotare una piscina che sta perdendo materiale radioattivo nella falda. E quando le barre devono essere portate via, la Sogin può scegliere se infilarle in una piscina rivestita in acciaio della centrale di Trino di sua proprietà. Questa piscina non perde, è impermeabilizzata ed è anche ispezionabile. Oppure metterle nel deposito Fiat Avogadro, un vecchio reattore sperimentale degli anni 50, dove la Sogin paga circa 1 milione di euro di affitto l'anno e dove ci sono perdite sistematiche. La piscina di Avogadro ha delle perdite che correttamente lei ha definito sistematiche, dovute a degli assestamenti del manufatto che si sono innescati fin dall'origine. E allora, dove sono andate a finire? Alla fine le hanno portate nell'unica struttura obsoleta e che mai avrebbe dovuto contenere combustibile nucleare, che è il vecchio deposito Avogadro. Persino l'APAT nella sua relazione sulla sicurezza del combustibile nucleare dice l'unico che non abbia i requisiti che oggi dovrebbe avere un deposito nucleare, eppure è l'unico deposito nucleare che c'è in Italia oggi. Perché vanno lì e non a Trino, dove sarebbero state più al sicuro? Per motivi politici, perché
A Trino in quel momento c'era, Trino è la patria di Rosso. L'onorevole Roberto Rosso di Forza Italia è uno dei politici più influenti in Piemonte ed è anche un nuclearista convinto, ma quando si sparge la voce che le barre di uranio da Saluggia potrebbero tornare a Trino, che è anche il suo collegio elettorale, telefona all'allora amministratore delegato della Sogin, Giuseppe Nucci. Non so se l'ho convinto o non l'ho convinto, so che gliene ho dette di tutti i colori, perché addirittura arrivare a concepire che spostate da Trino, ritornano a Trino perché Saluggia è diventato a sua volta pericoloso, mi sembra una follia, non so se riesco a spiegarlo. Appunto, cioè sarebbe davvero una guerra tra poveri. Nelle guerre tra poveri, come anche in quelle tra ricchi, vince chi è più forte. E il più forte in questo caso è stato l'onorevole Rosso, grazie anche al fatto che l'allora amministratore della Sogin, Nucci, era stato nominato dal governo a lui vicino, quello Berlusconi, e poi a Saluggia c'era l'amministrazione di centro-sinistra. Il campanile è importante, anche quando si tratta di nucleare. Io penso che quelli di Saluggia siano stati comunque contenti che anziché all'Eurex, dove sicuramente c'erano delle perdite, possono essere andate all'Avogadro. Certo, l'ottimale di non averle né all'Eurex né all'Avogadro, perché entrambi sono inadeguati. In realtà, quelli di Saluggia non sono poi così contenti, anche perché il fatto che si sia impiegato ben 4 anni a svuotare una piscina che rilasciava liquido radioattivo nella falda, qualche problema l'ha creato. Mettila! Sono venuto per la vicenda dei pozzi contaminati. Ma io c'ho già l'ARPA che viene a prelevarla l'acqua. Ma lei l'hanno trovata? Hanno sì. Trovato contaminazione? Sì. Ma lei quest'acqua adesso la usa? No, ho chiuso il pozzo. Questa qua è l'acqua inquinata? Inquinata, sì. Io la do però per gli animali. Per gli animali la usa? Sì, la uso ancora. Ma le hanno detto che la può usare? No, ma io lo uso te. E non c'ha paura che... Quando hai trovato anche lo stronzio, avevo smesso di adoperare le uova. Monitorando la falda, l'ARPA ha scoperto che le tracce di radioattività non c'erano solo in quel pozzo, ma in più punti, e sono quelli segnati in questa mappa con le gradazioni di rosso. Siccome non sappiamo ancora, perché stiamo facendo le misure adesso su tutti questi nuovi pozzi scavati, dov'è la fonte di contaminazione, quindi non abbiamo un punto di paragone in questo momento. Ci sarà un punto, una sorgente, dove la contaminazione sarà indubbiamente più alta. Potrebbe essere più alta, sì. Così l'ARPA ha cominciato a sospettare che la sorgente di contaminazione non fosse solo la piscina dell'Eurex. Che non sia solo Sogin, l'impianto Eurex Sogin, anche perché... Quindi sia anche Avogadro. È possibile, molto probabile, dato che questi due punti contaminati si trovano immediatamente a valle del sito Sorin Avogadro, è possibile che la fonte di contaminazione sia da ricercare dentro a quel sito, ed è quello che stiamo facendo. Quindi la radioattività potrebbe essere uscita, oltre che dall'Eurex, anche dal sito dove ci sono la Sorin, un'azienda di medicina nucleare, e il deposito Avogadro, e dove sono state portate le barre al sicuro. A qualche centinaio di metri c'è l'acquedotto del Monferrato, che fornisce di acqua potabile più di 100 comuni. Inquinamento in prima falda può essere non controllato qualora si avvicini a noi. Ma il fatto che non sanno da dove viene esattamente la contaminazione. Ma adesso è grave perché dimostra che il sito nucleare, no, non è mai stato gestito correttamente. Non doveva essere consentito la costruzione di quel centro nucleare lì dov'è. Quello è il peccato originale. Avete avuto una bella idea a mettere i pozzi sotto il sito, eh? Eh no, la centrale che è stata costruita a monte dei Campi Pozzi 35 anni dopo. Dopo l'alluvione del 2000, questo borgo nella zona di Trino è stato evacuato. La chiesa vuota è rimasta in mano a chi è devoto a Satana. Ma il vero diavolo per la popolazione di Trino è un altro e si trova a poche decine di metri dal borgo, sull'altra riva del Po. Ha resistito a tutte le alluvioni. La centrale ha cominciato a produrre energia nel 64. Complessivamente però ha funzionato solo per 13 anni, perché per altri 9 è stata ferma per le manutenzioni straordinarie. Eppure sono stati sufficienti a produrre 2800 fusti di rifiuti radioattivi, tutto materiale che avrebbe dovuto essere nel sito nazionale già da un bel pezzo.
A questi rifiuti se ne aggiungeranno presto altri, perché se è vero che la centrale di Trino tra tutte è quella che è più avanti nel decommissioning, il cuore radioattivo è ancora tutto lì. Le prego di non avvicinarsi troppo qui. Sotto questo schermo di acciaio abbiamo la piscina dove sono custoditi i 47 elementi di combustibile che sono rimasti sull'impianto di Trino. C'è uranio? C'è uranio 235, 239, c'è plutonio, ci sono prodotti di fissione tipo cesio, stronzio, insomma c'è tutto. Plutonio qui si parla di addirittura 150 kg. Dunque, 150 kg grosso modo è il numero esatto. Stiamo entrando in quello che è il contenitore del reattore. Questo è tutto materiale che andrà trattato? Questo è tutto materiale che andrà trattato con precauzioni notevoli, perché saranno tutti interventi fatti sott'acqua, perché è il componente presente sull'impianto che ha la maggior pericolosità. Tra le scorie prodotte dal nucleare c'è anche quella del malumore della gente, perché c'è da sempre il sospetto che una barriera costruita sul Po per favorire l'approvvigionamento idrico della centrale fosse una delle cause delle continue alluvioni di Trino, come ammette l'onorevole Roberto Rosso alla vigilia delle elezioni. Me ne sono anche scritte, perché sono le cose pratiche e concrete che abbiamo fatto tra il 2001 e il 2006. Tra il 2001 e il 2006, presso la centrale di Trino, sono stati demoliti l'edificio diesel di emergenza, l'edificio torri di raffreddamento e la famigerata attraverso sul Po, ritenuta tra le concause dei gravi elementi alluvionali del 94 del 2000. Cioè l'acqua è arrivata fino a qua? Tenendo presente che è il punto più alto di Trino, è qui. Ma siamo a Trino, c'erano 1,80. In certi posti era alta così, casa mia era alta così. È possibile aprirle secondo lei? Non c'è entrato. E perché devono aprire di nuovo qui? Perché qua già c'è. Già c'è, e ne porto in un altro posto. Quando hanno colpito la centrale mica ci hanno chiesto i permessi per metterla. Ce l'abbiamo trovata e adesso dovranno trovare un posto dove mettere le scorie. Però siccome il sito sembra che non lo trovano, Sì. Saranno. Nessuno lo vuole. Pagheranno che le tengono in Inghilterra dove sono là. Pagheranno l'Inghilterra che se ne tenga a casa sua. Beh, ma non è giusto, quelle sono scorie nostre, le mandiamo a casa. Sono scorie nostre, mica colpa mia, la mia non è. Ma se ognuno a questo punto, ogni sito nucleare si tiene le proprie scorie, lei è d'accordo? No, no, no. Anche le sue si vuole dire. No, non sono le mie. Noi abbiamo fornito la centrale che ha dato l'energia e quindi l'ha usufruita il paese. Adesso il paese farà fronte anche al problema delle scorie. Questo è il problema. Siete pronti a scendere in piazza? Porca miseria. Ed ero un dipendente della centrale, e lo dico veramente. Dobbiamo anche dare garanzia alla gente che viva a Saluggio e che viva a Trino di non avere più, come è successo nel 2000, un'invasione di acque nei depositi di con inquinamento diffuso, che per fortuna non ebbe un incremento esponenziale forte di radioattività esterna, ma che fu rilevato dall'ARPA regionale e fu rilevato dagli uffici della provincia. Di quella cosa noi demmo loro notizia nel silenzio generale del telegiornale. Devo ringraziare la giornalista, non di destra ma di sinistra, Gabanelli, mi sembra di ricordare, si chiamasse di Report, che fu l'unica che ebbe il coraggio di trasmettere queste cose. Dopo che l'ebbe trasmesso, le venne revocato il contratto di Report, per cui il Report andava a finire delle volte all'una, delle volte alle due di notte, poi venne revocato per 6 mesi. Adesso per fortuna ho visto che intelligentemente gliel'hanno finalmente ripristinato. L'onorevole Roberto Rosso ha ragione, ci siamo occupati del problema nel 2000 e nel 2001. Vorrei però tranquillizzarlo sul mio contratto e il destino del programma, che non è mai stato né sospeso né confinato, anzi siamo in prima serata da 6 anni. Ne approfitto anche per uno scambio di rassicurazioni. Nel 2003 il governo Berlusconi ha deciso di indennizzare gli enti locali che hanno disagi causati dagli impianti nucleari. Finalmente qualche mese fa sono arrivati i soldi. Secondo logica dovrebbero essere ripartiti in base alla concentrazione di radioattività. Al consorzio del Monferrato, che sostiene spese significative con continui carotaggi per garantire la qualità dell'acqua, non è arrivato un euro.
sono arrivati invece in Valsesia, che sta in montagna ad 80 km dagli impianti, a Saluggia, dove c'è il 90% di concentrazione di radioattività, è arrivato solo il 30% delle compensazioni, mentre a Trino, dove ce n'è un decimo, arriva più del 50%. A Terre d'Acqua, una futura fondazione di cui l'onorevole Rosso è consigliere e che si occupa di promozione turistica, sono stati destinati qualche settimana fa 2.300.000 euro. Non so se per via del fatto che Trino è il suo bacino elettorale. Certo, è una cifra significativa in rapporto ai 3.600.000 invece destinati al comune di Sessa Aurunca, dove c'è la famosa centrale del Garigliano, che nel corso degli anni di problemi ne ha creati non pochi. La centrale del Garigliano appare nella campagna di Caserta come una gigantesca pallina da tennis. È spenta dal 78, qui però il referendum che ha abolito il nucleare non c'entra. Un guasto a un generatore di vapore e non è più ripartita, anche perché mentre l'Enel stava per riaccenderla accade l'imponderabile. Si stavano effettuando già le attività per riattivare l'impianto quando nell'80 col terremoto dell'Irpinia è stata qualificata tutta la zona come zona sismica, prima non lo era, per cui l'ente di controllo ci chiese una rivalutazione di tutto l'impianto dal punto di vista antisismico. Quindi non conveniva a quel punto? Economicamente non conveniva. Cioè, l'attività non si sarebbe ripagata praticamente? L'attività di riadeguamento non si sarebbe ripagata con gli ultimi 10 anni di vita dell'impianto. Quindi è morto là praticamente? Il risultato è stato che si è fermato l'impianto, ma il rischio sismico è rimasto. Sulla centrale svetta la ciminiera di 90 metri, che mostra tutti i segni dell'abbandono. Da anni l'ente di controllo sul nucleare ha chiesto invano di abbatterla. La paura è che ceda, schiantandosi sulla sfera che custodisce il reattore. In 30 anni l'unico materiale radioattivo allontanato è stato il combustibile nucleare, che è stato portato via a partire dagli anni 60. E dove si trova adesso? Si trova in Inghilterra. Dove? A Sellafield. A Sellafield. Noi paghiamo un affitto per tenere. Sì. Dagli anni 60. Dalla fine degli anni 60. Senta, se dovessero tornare domani, lei saprebbe dove metterle? Domani non possono tornare, i contratti tra l'altro che prima Enel e quindi Sogin ha fatto evitano accuratamente che questo possa succedere, perché appunto l'Italia non ha un deposito idoneo. Mandare il nostro combustibile nucleare in Inghilterra per il riprocessamento e lasciare dagli anni 60 le scorie agli inglesi è costato circa 1.600.000.000 di euro. E dal giorno del terremoto un centinaio di persone veglia per controllare che la radioattività non esca dall'impianto. Tutto questo ci costa circa 2 milioni di euro l'anno. Quanto ci vuole per smantellare una centrale come questa? Ci sono degli esempi stranieri, no? Sì. Una decina di anni se si hanno tutte le autorizzazioni già in casa. La centrale aveva un suo gemello a Big Rock Point negli USA. Gli americani l'hanno spenta nel 97 e con 350 milioni di dollari l'hanno smantellata e trasformata in un parco. Anche per questa ci vorranno 350 milioni, ma di euro, e si dovrà aspettare il 2024, perché il progetto per lo smantellamento deve ancora essere approvato. 60 anni di spese per una centrale che ha lavorato appena per 15. Intanto, in attesa che vengano approvate le pratiche, stanno ampliando gli accessi controllati agli impianti per poter far entrare, cioè, più persone alla volta. Zona calda e zona fredda, spogliatoi per maschi e spogliatoi per donne. I costi di questo ampliamento? I costi di questo ampliamento sono pari a circa 350.000 euro. Questo viene fatto perché elimina i tempi morti? Perché elimina i tempi morti. Parlare di eliminare i tempi morti in una centrale ferma da 30 anni può far sorridere, ma qui ci sono 3.000 metri cubi di rifiuti a bassa e media radioattività e siccome non sapevano dove metterli, una parte sono stati seppelliti sottoterra in buste di plastica. È vero. È vero. È allucinante questa. No, non è allucinante. È allucinante se non si conosce la storia, diciamo così, l'evoluzione della tecnologia nucleare. Negli anni 60 si riteneva che quel modo di trattare i rifiuti radioattivi fosse un modo adeguato.
L'ente di controllo ha chiesto da anni che venissero recuperati e messi al sicuro in un deposito. Ma quando nel 2005 la Sogin ha chiesto di costruirlo, il comune competente di Sessa Aurunca ha negato le autorizzazioni. Il permesso di costruire non è stato rilasciato perché la zona interessata dall'intervento viene presentata come zona agricola nel programma di fabbricazione del 1972. Quindi lì è zona agricola e quindi non è possibile costruire alcunché. Non sarebbe possibile la presenza stessa della centrale, che non è presente graficamente. Difficile parlare di una centrale nucleare abusiva, visto che è stata costruita alla fine degli anni 50. Certo è che non esiste sulle carte una specie di fantasma, visto che in 40 anni nessuno ha pensato di presentare una domanda per il cambio di destinazione del terreno. È rimasta zona agricola. Quindi la centrale... A tutti gli effetti. Esiste in zona agricola, possiamo dire. Quindi i nuovi depositi per ora non possono essere costruiti e allora stanno adeguando i vecchi locali come deposito, visto che quello esistente è ormai fatiscente. Non funziona neppure l'impianto elettrico. E qui non c'è luce però. Qui c'è poca luce, andiamo verso dove c'è la zona più luce. Francesca, hanno acceso le luci? Sono accese solo una parte. Vale, controllo. Mica se non sono venuti a vedere. Ho anche chiesto prima di venire. Qui abbiamo più di 700 fusti e chiusi in gusci di cemento che hanno uno spessore di 12 cm, tale che la radioattività all'esterno è estremamente poco superiore al fondo ambiente. Ma allora, Gastoni, perché tutte queste precauzioni? Perché è chiaro che in un ambiente del genere si viene con dei dispositivi di protezione ad hoc per arrivare al massimo livello di sicurezza per noi e per voi. Durante l'intervista però ascoltiamo dei rumori in sottofondo. Ma ci sono gli uccelli qua dentro, gli uccelletti? Ci sono la possibilità che possano entrare attraverso un varco che noi abbiamo regolarmente chiuso, naturalmente non in modo... perché ci sono soprattutto dei nidi che fanno dall'esterno, come lei vede lì. Ma il nido, gli uccelli, l'hanno fatto anche all'interno del deposito. Aspetta, ma non c'è il rischio che si contaminano loro? No, a parte il fatto che loro stanno all'esterno. Contemporaneamente qui non c'è contaminazione esterna a questi fusti. I nostri dispositivi di protezione individuale che ci mettiamo è per maggior sicurezza di tutti e per evitare occasionalmente possibilità di... Prendiamo atto delle rassicurazioni, ma ci sentiremmo più tranquilli se degli uccelli non entrassero liberamente in un deposito radioattivo, visto che di certo agli uccelli non toccheranno gli stessi controlli ai quali veniamo sottoposti noi all'uscita dal deposito. 4, per favore, girati. Le spalle alle sonde e le mani affiancate alle sonde in alto. 5, 4... 3, 2, 1, grazie tante, nessuna contaminazione. Per favore, cammina attraverso. A pochi chilometri da Latina, il Cirene. Sarebbe stata la prima centrale nucleare di costruzione tutta italiana, ma è stata completata pochi giorni prima del referendum e non è mai entrata in funzione. Quella che ha funzionato e tanto è la sua vicina, quella di Borgo Sabotino. Ed è stata la prima ad essere accesa nel nostro paese. Con le sue 24.000 barre di combustibile è stata anche la più grande d'Europa. Anche qui però c'è da fare i conti con l'eredità. Questo è un elemento finto in questo caso di combustibile di Latina con le sue alette in magnesio. E poi che cosa è rimasto praticamente? Ci sono rimaste le alette che vengono tolte dall'elemento di combustibile esaurite prima di mandare lo stesso al riprocessamento in Inghilterra. Non sapendo dove metterle, le hanno interrate sotto questa collinetta che contiene 1200 metri cubi di rifiuti. Anche questi dovranno essere trattati perché sarebbe impossibile portarli via. E poi c'è ancora da smontare il reattore e rimarrà qui almeno fino al 2019. In questi 30 anni ne hanno fatto la guardia un'ottantina di persone. Si tratta di un brevetto inglese di origine militare che funzionava a gas e grafite per generare più plutonio. La vera grande gatta da pelare è proprio la grafite, che una volta attivata rimane radioattiva per migliaia di anni.
Il problema della grafite è che sarà tolta dal reattore, dove è in condizione di massima sicurezza, solo quando sapremo dove trasportarla. È inutile farlo prima, anzi, è semplicemente dispendioso. Quindi finché non c'è il sito, la grafite rimane qua? Finché non c'è il sito è il posto più sicuro questo. Senta, ma lei come si sente a fare in qualche modo la guardia? Ma la nostra non è una guardia, noi facciamo operazione di bonifica ambientale e di smantellamento. Cioè, se no, il sito non sarà stato identificato, no, in breve? Cioè, lei rimane qui a guardare la grafite? Ma noi fino al 2019 abbiamo da smantellare tutto il resto. Lo smantellamento di questi impianti non è solo un fatto tecnico, ma anche politico, perché servono le autorizzazioni sulle procedure. Per il decreto di disattivazione vengono coinvolti il Ministero dello Sviluppo Economico, quello dell'Ambiente, quello dell'Interno, della Salute, del Lavoro, delle Politiche Sociali, Regione, Provincia e Ente di Controllo. Invece per il procedimento di VIA vengono coinvolti il Ministero dell'Ambiente, quello dei Beni Culturali, Regione, Provincia, Comune, Prefettura, Autorità di Bacino. Migliaia di pagine per ogni impianto e a vagliarle quattro gatti piazzati dal governo negli uffici ministeriali competenti. Quindi se per puro miracolo domani si dovesse identificare il sito dove piazzare tutta questa roba, mancano ancora le autorizzazioni per smontare le centrali. E siccome non bastavano le scorie nostre, ci siamo portate in casa anche quelle degli altri. Siamo all'ITREC di Rotondella, vicino Matera. Questo è quello ad alta attività? Questi sono rifiuti ad alta attività. Cioè questi dovrebbero andare direttamente al deposito? Sì, e come vede sono anche messi in modo da poter essere ispezionati. Sono schermati questi? Sì. E non potrebbero. Quello che vede è il buio. Altri 3 metri cubi altamente radioattivi sono interrati in quella che è stata chiamata fossa irreversibile. Ad un certo punto però si sono accorti che stava perdendo e che aveva contaminato la falda interna al centro. E allora hanno cominciato a rivestirla con il cemento. Abbiamo fatto tutta questa impermeabilizzazione per evitare che non ci siano assolutamente problemi di dispersione al contorno. E rimarrà lì per quanto tempo? Finché non sarà possibile portarlo al deposito nazionale. In questo momento le previsioni sono di partire a portarlo dal 2020. Dal 2020 e portarlo via da qua? Sì. Ma qui è stato interrato anche un intero impianto che non è ispezionabile. Ma non è ispezionabile perché... Perché c'è altra attività, nemmeno noi ci andiamo, voglio dire, tutte queste manovre... Da fuori si può... Da fuori sì. No, ma le vediamo, facciamo vedere le botte. Dai. Qui c'è il materiale liquido riprocessato. Sì, sotto c'è un altro sistema, c'è un altro pezzo di impianto con pompe, valvole, iettori, sistemi di controllo, eccetera. Tutte queste operazioni però vengono fatte a distanza per i problemi di dose. Il bello è che tutte queste scorie ad alta attività non provengono dalle nostre centrali. Siamo alla fine degli anni 60. Il governo italiano e quello americano si accordano per trasferire dalla centrale di Elk River 84 barre di uranio. Destinazione l'ITREC, proprio il centro pilota dell'Enea. Gli americani ci chiedevano di recuperare uranio, torio e plutonio dagli elementi di combustibile. Questo è un materiale che decade in qualche anno. Il combustibile lei sa che ha decadimenti di migliaia di anni. Senta, ma questi sono qui da quanto? Questi sono qui da quando sono arrivati, mi sembra, negli anni 70 per fare questa attività di riprocessamento. Gli accordi prevedono il rientro negli USA sia del materiale recuperato che delle scorie prodotte. Ne lavoriamo 18, poi la centrale di Elk River chiude e gli USA ci avvertono che le 64 barre rimaste in Italia non interessano più. Per noi non è facile piazzarle da qualche altra parte perché non sono compatibili con altre centrali nel mondo. Proprio questo impianto era un impianto pilota per riprocessare la catena urario-torio che poi è stata dismessa, non ha più avuto seguito nelle attività e quindi diciamo impianti di riprocessamento per questi eventi di combustibile non ci sono. E così, da circa 35 anni, una cinquantina di persone hanno il solo scopo di mantenere in sicurezza le barre lasciate in eredità dagli americani e le scorie derivate da queste.
Sì, in questo momento tutto l'impianto funziona per mantenere in sicurezza queste bare e per gestire tutta l'attività di condizionamento dei rifiuti di esercizio. Ma pagano un affitto a noi o...? No, assolutamente, questa adesso è diventata proprietà nostra. Ripeto, noi come Sogin abbiamo... Le abbiamo anche comprate? C'è stato un accordo fra i due governi per cui il passaggio di proprietà di, queste, di questi elementi diventava... Era sul lato italiano e quindi in questo momento l'Enea è proprietaria di questi elementi di combustibile. Ne abbiamo prese gratis? Penso di sì. E con questo documento, firmato nel 73 da Clementel, il presidente del CNEN, l'ente che gestiva il nucleare in Italia, che ci siamo accollati le barre. Più volte abbiamo tentato anche le vie legali per ridarle indietro, ma nonostante i buoni rapporti con l'amico americano, le scorie radioattive sono rimaste qui. Il fatto però che un impianto funzionasse solo per mantenere in sicurezza delle barre provenienti dagli USA ha alimentato sospetti e inchieste della magistratura. L'ex procuratore di Matera, Nicola Pace, aveva scoperto che gli ingegneri di Saddam Hussein erano venuti qui per imparare le tecniche per estrarre plutonio. E poi, secondo un pentito dell''Ndrangheta, i dirigenti del centro avevano pagato per smaltire illegalmente i rifiuti radioattivi. Su tutto questo sta indagando la magistratura. Nel corso della nostra inchiesta abbiamo raccolto la testimonianza di un ex alto dirigente dell'Enea. Loro detenevano anche dei fusti di plutonio e l'hanno sotterrati dentro il gasito. In totale quanti fusti? Non so, non molti, però... Plutonio? Sì, plutonio. In forma liquida o in forma... No, solida. Hanno proprio portato i fusti sottoterra perché l'Italia non poteva tenere il plutonio come deposito. E stanno lì sotto, è sicuro questo? A me risulta, perché questo discorso ho sentito mille volte, da dire proprio sia dei colleghi di giù, della Trisaia, che dei colleghi di qua che sono andati a lavorare lì. So che lì i magistrati vanno cercando altrove questa cosa, no? Però pare che siano state sotterrate lì. E io ero presente io quando uno dei responsabili di Sogin ricevette proprio una telefonata da giù da qualcuno che informava che erano stati trovati 8 fusti interrati che erano fuori bilancio, no? No, ma è tutta una follia, cioè la storia del nucleare in Italia è tutta una follia. La fonte è autorevole e abbiamo ritenuto opportuno trasmetterla. Il punto è che quando si è partiti con il nucleare non si è pianificato nulla e poi si è andati avanti solo a parole. Intanto gli impianti ogni giorno producono rifiuti e sono in costante aumento anche quelli prodotti dai reparti di medicina nucleare degli ospedali. Ormai abbiamo riempito anche gli scantinati. Siamo a Castelmauro, un piccolo borgo del Molise. Questi io dico, non sono fatterelli, sono fatterelli quelli che scrivono su internet. Questo è fatterelli. Ma le cose che scrivo io, che io dico, sono argomentate. Sono la casa dei miei anni. E vedete, sembra che sia abitato, perché io pago persone che mi vengono a pulire, tutt'oggi. Bello. Come se fosse abitata questa casa. E non ci stiamo da 15 anni. Anche se è bella e antica, qualcosa di bizzarro quella casa la nasconde. Duemila fusti di rifiuti tossici e radioattivi che mostrano tutti i segni del tempo. A portarli qui a partire dal 79 è stato il fratello del signor Giovanni, Quintino De Notaris, un fisico nucleare che dopo aver ottenuto il nulla osta dal medico provinciale ha cominciato a stoccare i rifiuti prodotti dagli ospedali della zona. A partire dall'87 però il deposito è pieno e la gente dopo Chernobyl comincia a guardare con preoccupazione quei fusti con il simbolo radioattivo situati in pieno centro storico. Io abito sopra, io abito su quel bidone, io abito sopra. Ma adesso chi dovrebbe toglierli? La regione, lo Stato, che cazzo, sta nel paese, diamine. Basta, finito con sta storia del deposito, che ormai siamo stanchi. Vabbè, dovrà essere risolto prima o poi. Siamo stanchi, grazie. Non parlare. Ma perché non parlare? Perché no. Perché non mi spiega la... Ma sono 30 anni già che si dice che devono togliere, perché era in previsione una
un carattere temporaneo di questo stoccaggio, e se non che a causa dell'inerzia degli enti preposti, Regione e anche Stato italiano, questa temporaneità è diventata definitività e nonostante tutti gli sforzi fatti dal dottor De Notaris per ottenere un altro sito, anche facendo causa alla Regione e anche facendo causa al Comune di Castelmauro da me rappresentato, questo sito non è uscito fuori. Nel 95 ad interessarsi al deposito è persino la Digos e in seguito a un'ispezione con i tecnici dell'ARPA emergono preoccupazioni circa lo scarso livello di sicurezza. Non tanto perché questi contenitori contengano un livello di pericolosità tale da determinare di per sé un pericolo per la salute dei cittadini, quanto perché un fatto calamitoso, ecco, basta un incendio, basta un terremoto. Gli ispettori della Digos con i tecnici dell'ARPA trovano alcune radiazioni che si esauriscono dopo 5560 anni. È il piano superiore a preoccupare di più, dove c'è l'americio 241, ma il deposito, secondo gli ispettori, nasconderebbe anche un mistero, un altro locale inaccessibile perché murato. Il sospetto è che ci siano altri fusti di rifiuti tossici e radioattivi. In tanti sollevano dubbi sulla legalità di quel deposito, ma Quintino De Notaris passa indenne le vicende giudiziarie. Nel 2000 viene assolto dall'accusa di aver ottenuto illegalmente l'autorizzazione per lo stoccaggio e quando lo stesso anno l'ARPA registra per un periodo di tempo radiazioni superiori ai limiti vicino al deposito, Quintino De Notaris viene assolto dall'accusa di aver messo a rischio la salute della popolazione perché non c'è la prova, scrivono i giudici, che le radiazioni provengano proprio da lì dentro. Carte alla mano, quel deposito per il passato sembra a posto. Oggi però non è più così. Non è più consentito dall'attuale ordinamento tenere in piedi uno stoccaggio di quel tipo. Assolutamente. In tanti hanno chiesto a Quintino De Notaris di sgomberare il deposito, il tribunale, il governatore del Molise e anche il sindaco di Castelmauro, che per la cronaca era proprio il signor Giovanni, fratello di Quintino. E ho dovuto prendere il coraggio e diciamo l'iniziativa di notificare a mio fratello un'ordinanza di sgombero perché la popolazione era turbata. Questa ordinanza è stata annullata dal TAR Molise per mancanza di indicazione di un sito dove trasferire il deposito. Come sindaco ha firmato le ordinanze contro suo fratello, ma come avvocato in alcuni procedimenti lo ha difeso e le cause le ha vinte tutte, il deposito è ancora là. Non ha sgomberato Quintino De Notaris perché costava troppo, circa 1,5 milioni di euro. Non l'ha fatto la Regione per lo stesso motivo. Ma sono stati chiesti questi soldi? C'è stato, sì, so che ci sono stati dei contatti col Ministero dell'Ambiente, però non si è arrivati poi a concretizzare. Come è stato possibile per 30 anni una situazione del genere? Posso dire che è una domanda che mi faccio anch'io. Oggi chi ha la responsabilità di questa gestione qui? Cioè non c'è gestione. C'è un abbandono di rifiuti radioattivi. Questo da quando esattamente? Dal novembre 2007, data del decesso del dottor De Notaris, Quintino. Eh sì, perché il destino cinico e baro ha deciso che l'ingegner Quintino De Notaris morisse durante una notte di vacanza a Cuba. La famiglia ha presentato un'istanza per la rinuncia all'eredità e quindi anche alla proprietà del deposito. Ora lo Stato e noi con lui abbiamo ereditato i flussi radioattivi. Questa storia della rinuncia solo ai fusti e non al luogo che li contiene ricorda un po' la storia della Bad Company e della Good Company. Comunque, 15 giorni fa la Protezione Civile ha nominato un commissario che deve prendere quei fusti e metterli in sicurezza. Costo 1,5 milioni di euro. Dove verranno portati poi quei fusti non si sa, visto che il deposito di cui si parla da 10 anni e per il quale una task force dell'Enea aveva fatto studi approfonditi e individuato le aree idonee fin dal 2001 è ancora di là da venire. Cos'è successo in questi anni? Lo vediamo dopo la pubblicità. È il privato che sceglie i luoghi all'interno di una mappatura che fate. Ma scusi, quando lei si vuole costruire un albergo, viene a chiedere al ministro dove lo deve costruire. Però la centrale nucleare è diversa da un albergo, ministro. Sì, direi che è più interessante la centrale nucleare. Allora, dall'inizio di questa puntata che sentiamo parlare di Sogin, che cos'è?
è una SPA nata nel 99 da una costola dell'Enel, con il compito di mettere in sicurezza le centrali e poi iniziare lo smantellamento. Il costo viene caricato sulla bolletta della luce. Parallelamente, il governo deve trovare un posto dove fare il deposito. Nel 2003, in pieno allarme terrorismo, Berlusconi dichiara lo stato di emergenza. Bisogna trovare un posto dove mettere tutto quello che abbiamo visto fin qua. L'allora presidente della Sogin, il generale Carlo Jean, viene nominato commissario straordinario e in 6 mesi individua il sito. La decisione la prende il governo per decreto. Sarà un deposito permanente, di quelli che ne esistono 2 al mondo e hanno richiesto studi per 20 anni. Il luogo Scanzano Ionico, in Basilicata. A 700 metri di profondità si trova uno strato di sale che è lì da migliaia di anni a significare la non presenza di acqua. L'ideale per tombare le scorie. La gente del posto si infuria. A capo della protesta il sindaco Mario Altieri. Solo dopo si è saputo che aveva avuto contatti con Jean in merito al sito. Il premio Nobel Rubbia è contrario alla scelta di Scanzano perché è zona sismica e perché è vicino a una costa che viene erosa dal mare. 600 metri mangiati negli ultimi 30 anni. In poco tempo il mare si sarebbe trovato alle porte del deposito e non c'era da stare allegri. A difendere la scelta di Scanzano scende in campo il ministro dell'Ambiente Matteoli, che parla di studi di esperti che però nessuno ha mai visto sul posto. Eccoli gli studi degli esperti, sono 5. Il primo scrive all'onorevole Gianni Letta che il sito di Scanzano può essere buono, anche se a rischio sismico. Conclude però invitando a fare ulteriori studi, un invito ripetuto anche dal secondo esperto. Il terzo e il quarto scrivono invece che Scanzano è la scelta giusta, ma presentano 2 relazioni che sono una la fotocopia dell'altra. Chi dei 2 abbia copiato non si sa, anche perché non sono neppure su carta intestata. Come non è su carta intestata la relazione del quinto esperto, che si trova fuori sede per altri lavori ed addirittura si scusa con il generale Jean per la risposta informale. Tanto basta. Alla fine la protesta dei cittadini costringe il governo Berlusconi a tornare sui propri passi e il 27 novembre il nome di Scanzano viene cancellato. Il giorno dopo la Basilicata viene tappezzata di manifesti con sopra scritto «Scanzano ha vinto grazie al popolo lucano e alla sensibilità di Silvio Berlusconi». Forse Scanzano era anche adatta, ma per un tipo di deposito diverso, esterno e a 300 anni, come hanno costruito in Spagna e come hanno realizzato in Francia, ma dopo aver dialogato un paio d'anni con gli enti locali e la popolazione, con trasparenza sui progetti, rassicurazioni e indennizzi. Noi abbiamo preferito la via rude, ma c'era l'allarme terrorismo. Anche per questo un paese civile ci pensa per tempo e non lascia tutta questa roba sparsa in giro per il paese. Comunque, a dicembre 2003 Berlusconi si impegna a nominare un altro commissario che entro 12 mesi deve individuare il luogo adatto e promette che entro il 2008 il deposito ci sarà. È rimasto a Palazzo Chigi fino a maggio del 2006 e di deposito non si è più parlato. La Sogin invece che cosa ha fatto in quegli anni? Caro generale, carissimo comandante, caro Giancarlo, cominciavano così quasi tutte le lettere di raccomandazione o di segnalazione inviate ai dirigenti della Sogin. La richiesta è quella di un posto di lavoro per parenti e amici di politici e di amministratori e che in alcuni casi venivano anche protocollate. Troppe, tanto da spingere un parlamentare a chiedere spiegazioni con un'interrogazione. La segreteria della presidenza del Senato, diretto, presieduto da Marcello Pera, mi chiede di togliere i nomi dei politici che avevano fatto queste raccomandazioni. Raccomandati o meritevoli, sta di fatto che nel 1999 il personale della Sogin ammontava a 589 persone e tra il 2003 e il 2006 vengono assunti in 224. Io ho chiesto se era vero che dipendenti della Sogin c'era il figlio del viceministro Baldassari e la nuora di Gustavo Selva. Che mi sembra, siccome ho letto poi sui giornali che questi hanno detto sì che sono stati assunti, ma perché erano bravi, non ho nulla in contrario, penso siano bravi.
Tra gli assunti risulta anche la nuora di Paolo Togni, allora vicepresidente della Sogin e capo di gabinetto di Altero Matteoli. Era un'azienda di tipo familiare in qualche maniera, sì. A questa interrogazione lei ha mai avuto risposta? No, mai. Tra il 2001 e il 2006 la Sogin spende oltre 8 milioni di euro tra sponsorizzazioni e consulenze. Una la paga allo studio Previti, un'altra allo studio commercialistico di Tremonti, che da ministro del Tesoro è anche il datore di lavoro della Sogin. Nel 2004 sponsorizza con 257.000 euro il Salone del Libro Usato organizzato dall'onorevole Marcello Dell'Utri, di cui 150.000 euro vanno alla società Presidio di Riccardo Pugnalini, amico e cofondatore con Dell'Utri dell'Associazione Culturale Il Circolo. E poi le consulenze per la comunicazione esterna. Pur avendo un valido ufficio stampa, la Sogin spende in un solo anno 260.000 euro per le prestazioni della Civicom. Altre centinaia di migliaia di euro vengono spesi per la Publicis. Nel gennaio del 2004, l'onorevole Massimo Polledri, responsabile per il nucleare della Lega Nord, scrive a Jean e lo bacchetta perché, nonostante le assicurazioni date, non sono stati investiti soldi con società di comunicazioni presenti sul territorio. Pochi mesi dopo vengono stanziati attraverso la Publicis 200.000 euro alla Integra Solution di Francesco Ferro, che all'epoca curava l'immagine tra gli altri proprio dell'onorevole Polledri. Probabilmente è solo una coincidenza, fatto sta però che quei soldi sono stati stanziati per divulgare a Caorso le attività della Sogin. Per comunicare agli abitanti di Caorso che tutto andava bene. Ma sono state mai fatte queste cose? Ma Caorso non ne sa niente nessuno, poi non lo so se abbiano fermato qualcuno singolarmente, li lascio lì. Oggi l'onorevole Polledri ha cambiato idea sulla strategia. Al posto della comunicazione chiede che si prenda il martello per smantellare le centrali. Nel 2003 il governo Berlusconi si accorda con i russi per smantellare i vecchi sommergibili nucleari sovietici attraverso la Sogin. Vengono stanziati 360 milioni di euro e altri 400.000 per aprire una sede a Mosca. E poi, nel luglio scorso, il ministro Scajola acquista anche una nave per trasportare le scorie russe e spende 71 milioni di euro. Non siamo riusciti a smantellare le nostre centrali, no? In 20 anni. Siamo andati in Russia, cioè non è un po' un paradosso, siamo andati in Russia a smontare... Ha ragione, sa qual è il paradosso? Che là ci siamo riusciti, ne abbiamo già smontati due, stiamo facendo il terzo. E questo forse è il motivo, se lei mi permette, per cui io ho ritenuto di mettere in questo provvedimento sviluppo il commissariamento della Sogin, perché costa molto. E... devo dire, nell'ultimo periodo ha lavorato anche con impegno. Quello che lei diceva, la Sogin costa troppo, no? Cioè, noi abbiamo avuto anche un'esperienza passata del commissariamento della Sogin. Comunque è stata data un commissario, il generale Carlo Gianni. Noi abbiamo previsto. Mi in sembra questa che sia stato il periodo in cui si è speso di più e si è fatto di meno. Certo, infatti non parlo di uno o dell'altro. Dico però che la Sogin aveva una missione che si è presa 20 anni fa. Questa missione la pagano i cittadini sulla bolletta ed ha anche un costo che è significativo, perché sono 600 milioni all'anno il costo sulla bolletta dei cittadini per smantellare il vecchio nucleare che non ha mai funzionato. Ci sarebbe da chiedersi perché commissariare la Sogin se in Russia è riuscita e qui no, e anche perché costa così tanto. Forse i motivi sono altrove. Il governo Berlusconi nel 2004 annuncia finalmente il taglio delle tasse che aveva promesso alla vigilia delle elezioni del 2001 nel contratto con gli italiani. Bisognava però coprire il buco nel bilancio dello Stato che si sarebbe aperto. Come? Grazie a un emendamento presentato nella finanziaria vengono prelevate dalle casse della Sogin prima 100, poi fino a 135 milioni di euro all'anno. Quello che il governo taglia con la mano destra lo riprende con la sinistra, dalla Sogin, e quindi dalle bollette della luce. Ma il ministro ne è a conoscenza? Ma dove c'è scritto questo? Questo è un emendamento in finanziaria, signor ministro. Ma non è l'anno, cioè, è successo una volta, no, non l'anno. Dal 2005 sta succedendo tutti gli anni. Perfetto. Era prima 100 milioni di euro, poi nella finanziaria del 2006 sono passati a 135. Motivato come? Motivato, non è stato motivato, è stato un emendamento per cui si dice che dalla componente A2 sì. Vengono detratti, vengono presi 100 milioni l'anno, poi passati sì. A 135 milioni per coperture del bilancio dello Stato. Ma nel bilancio dello Stato? Nel settore energetico? No. E io credo che sia così. Non è nel settore energetico. Credo che sia. Io parlo del futuro sì. E le sto dicendo che abbiamo previsto, anche per questo motivo, di mettere ordine in casa, e in questo momento c'è bisogno di mettere ordine in casa. A proposito di ordine,
Spostare i soldi destinati allo smantellamento ad altri scopi ha comportato per l'Authority l'aumento delle nostre bollette per 2 volte. Sempre per amore dell'ordine, perché commissariare una società che ha appena rinnovato i vertici un anno fa, non ha i bilanci in rosso ed è riuscita a fare in un anno quello che non è stato possibile fare in 6 e, come dice il ministro, sta lavorando con impegno. È una questione delicata dove l'interesse generale è superiore a quello particolare in vista della fiducia che occorre trasmettere ai cittadini, perché il deposito da qualche parte bisognerà piazzarlo. È appena arrivato sul tavolo del ministro l'elenco delle aree idonee, ma poi si progetta anche di costruire 10 nuove centrali. Il governo non ha nessuna intenzione di fare un nucleare imposto. Ci sarà sicuramente bisogno della condivisione, anche perché nel documento presentato dagli esperti, oltre ai criteri per elaborare una mappa delle zone idonee dove costruire il sito nazionale, le regioni hanno posto 2 condizioni. La prima è che non ci vengano messe anche le scorie del nuovo nucleare. Vi siete messi d'accordo su un deposito che accoglie le vecchie e si riapre un dibattito decennale su un deposito che dovrà accogliere le nuove scorie? Ma io direi che non poteva fare diversamente il lavoro di questa commissione, per il semplice motivo che la commissione ha lavorato sic stantibus rebus. Che tradotto significa che la commissione al momento dell'inizio dei lavori non sapeva che il governo avrebbe aperto una nuova stagione nucleare e che una volta scelto il sito per le vecchie scorie probabilmente ci finiranno dentro anche le nuove. La seconda condizione posta dalle regioni è che non accettano imposizioni su dove fare il deposito e centrali. Eppure il governo ha presentato un emendamento in cui prevede l'intesa con le regioni solo per la costruzione e la gestione delle centrali, non su dove costruirle. È una dimenticanza o c'è qualcosa? No. Ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale che impongono che per quello che riguarda la localizzazione delle centrali ci voglia l'autorizzazione delle regioni. Certo. E che facciamo? Cioè facciamo la scelta? Le sto dicendo che nelle procedure dove abbiamo messo stabiliamo i criteri. E i criteri consistono nel fatto che un gruppo di scienziati identificherà i siti idonei. Poi però, chi sceglierà dove costruirle? Questo lo vedrà il privato che viene a costruirla la centrale, il quale saprà che per costruire la centrale deve presentare quale proposta? Una proposta, il luogo che propongo io è quello lì. Quel luogo ha i requisiti previsti per poter costruire la centrale. Quindi è il privato che sceglie i luoghi all'interno di una mappatura che fate. Scusi, quando lei si vuole costruire un albergo, viene a chiedere al ministro dove lo deve costruire. Però la centrale nucleare è diversa da un albergo ministro. Sì, direi che è più interessante la centrale nucleare. Nel caso le regioni non si accordassero per costruire deposito e centrali sul proprio territorio, il governo si è premunito. L'articolo 15 della delega prevede addirittura il commissariamento degli enti locali non consenzienti. Questo me lo conferma. Cioè, guardi, voi siete pronti a commissariare? Non la ricordo questo punto. Può darsi che ci sia. Le assicuro che io sono un attento. Mi sembrerebbe forte, non lo ricordo però. Cosa dice l'emendamento? Che in caso di mancato accordo con gli enti locali, all'interno delle aree adeguate e identificate dalla commissione di esperti, il governo imporrà la propria volontà. Imposizione per legge, perché dopo quel che si è visto, un mare di soldi buttati senza ancora sapere dove andare a piazzare tutta l'eredità, nessuno si fida più. Qualcuno dice che bisognerebbe bonificare l'opinione pubblica. Per riuscirci, forse, si potrebbe cominciare dalla politica. A maggio dello scorso anno avevamo parlato del nostro sistema giudiziario e della magnifica perdita di tempo che offre ai suoi clienti, che di solito va a vantaggio di chi ha torto, perché si dilaziona l'arrivo della sentenza e se arriva si dilaziona il momento in cui diventa esecutiva. L'importante è avere soldi per pagarsi gli avvocati e resistere in giudizio. Il nostro viaggio cominciava in una stazione di servizio dell'Autostrada del Sole. L'appuntamento è con Pino Masciari, un testimone di giustizia. Da più di 10 anni, blindato e nascosto, insegue i processi ai suoi estorsori. Ho interesse che i processi si facciano. Già gran parte di questi processi i reati sono andati in prescrizione. Gli imputati, gran parte, sono tutti fuori, ma il vero detenuto lo sono io. Il motivo? Trappole a norma di legge che non fanno camminare un quarto dei processi penali in Italia. Eccone solo alcune. Testimoni che non si presentano, notifiche sbagliate,
un giudice viene trasferito, il processo che ricomincia da capo. E ancora, l'avvocato è impegnato in un altro processo e si rinvia. E se c'è l'avvocato, magari l'imputato è ammalato, basta un certificato medico. Altro rinvio. Ed è così che gli arretrati si ingigantiscono, le prescrizioni camminano e i reati si estinguono. Senza contare che l'8 dicembre 2005 entra in vigore una nuova legge. Il Senato ha approvato definitivamente la cosiddetta legge ex Cirielli, appunto la legge che abbrevia i termini di prescrizione. E quando nel 2007 il processo Masciari ripartiva per la terza volta per i giudici che cambiavano, i distorsori hanno visto accorciarsi la prescrizione del reato da 22 anni e mezzo a 12 e mezzo. Finalmente la sentenza. È stato dichiarato la prescrizione del reato. Perché? Causa dell'intervenuta legge ex Cirielli, che ha trovato piena applicazione e che ha comportato quindi l'estinzione del reato per come era stato contestato. Praticamente è stato fatto un processo inutilmente. E fa parte dei principi di uno Stato di diritto la possibilità di avere una sentenza in un tempo ragionevole e non attendere molti anni per vedere la fine di un processo. In Italia, voi lo sapete bene, la durata eccessiva dei processi va avanti da troppi anni e sta diventando un problema. In questi giorni dovremmo andare a raccontargli qualcosa al Consiglio d'Europa di Strasburgo sulle nostre intenzioni di riformare la qualità di un servizio che coinvolge circa 20 milioni di persone. Abbiamo visto cosa succede a chi denuncia gli estorsori. Si ritrova con la vita rovinata senza aver ottenuto giustizia perché il processo è finito in prescrizione. Nel frattempo è cambiato un governo e da giugno di quest'anno le nostre intenzioni di riformare il sistema si presentano così. Michele Buono e Piero Riccardi. Sappiate che il Presidente del Consiglio è così. Tra l'altro molti PM vorrebbero vederlo così. Poi Berlusconi passa a raccontare di come trascorre il suo sabato. Lo passo con i miei legali a preparare le 2 o 3 udienze in cui sono oggetto delle attenzioni dei PM e dei giudici ideologicizzati che sono una metastasi della nostra democrazia. Sono le udienze del processo Berlusconi-Mills a Milano a impegnare i sabati del presidente. L'accusa è corruzione in atti giudiziari. Persecuzione giudiziaria di Milano? Piuttosto un colpo di scena arriva dall'Inghilterra. Per l'accusa l'avvocato inglese David Mills, consulente del gruppo Fininvest, è l'ideatore dell'architettura delle società offshore che hanno prodotto fondi neri nella compravendita di diritti cinematografici, praticamente frode fiscale. Mills fu testimone 10 anni fa in 2 processi che coinvolgevano Silvio Berlusconi. Dopodiché si ritrova a sua disposizione su un conto svizzero $600,000. Come giustifico questi soldi? Chi me li ha dati e per quale motivo? Si chiese l'avvocato. E scrisse al suo commercialista: la mia testimonianza tenne Mr. B fuori dai guai nei quali l'avrei gettato se solo avessi detto tutto quello che sapevo. E sapete che fece il commercialista? Denunciò il suo cliente all'ufficio antifrode fiscale britannico e quelle carte arrivarono alla procura di Milano insieme alla lettera autografa di David Mills. Questo è il processo e nella fase finale sta per arrivare la sentenza. Intanto Silvio Berlusconi chiede di cambiare giudice perché, dice, Nicoletta Gandus, presidente del collegio che lo sta giudicando, mi ha accusato per iscritto di aver determinato atti legislativi a me favorevoli. Con quale effetto? Si ricomincia il processo? Assolutamente sì, si ricomincia il processo con un altro giudice e lì potremo decidere se dare il consenso o meno, a seconda di quello che sarà il nuovo giudice, per l'utilizzo delle prove già precedentemente assunte. Però, insomma, tecnicamente sarebbe un nuovo processo che finirà presto. Tecnicamente sarebbe un nuovo processo, assolutamente sì. Sì, diciamo di breve durata. Di breve durata o vedessimo il consenso all'utilizzo delle prove precedentemente acquisite, altrimenti si è fatto da capo. Con il reato di corruzione prescritto nel 2010 è fine del processo in corso d'opera, ma non è detto che la Cassazione accolga il ricorso. E allora, sempre giugno 2008, una serie di atti legislativi sul tema giustizia promossi dal governo Berlusconi. Il primo, il Senato vota il decreto sicurezza con dentro un emendamento che vuole bloccare determinati processi per un anno. Con quali conseguenze? Decine di migliaia di processi dovranno essere rinviati e non potranno essere celebrati anche per fatti particolarmente gravi come lo stupro, il sequestro di persona. Insomma, la paralisi, bloccati per un anno tutti i processi con pene inferiori ai 10 anni per fatti commessi fino a giugno 2002. Non si capisce perché 2002 e perché non è 2001 e non è 2003, noi non conosciamo la ratio.
La ragione? Potrebbe essere una coincidenza, ma insieme alle decine di migliaia di processi che slitterebbero c'è anche il Berlusconi Mills. Rientra nelle norme di quell'emendamento. Contemporaneamente, il governo prepara un altro atto legislativo sul tema giustizia. Un disegno di legge del ministro Alfano con il quale si sospendono i processi per le quattro più alte cariche dello Stato, tra cui il presidente del Consiglio. Marcia tutto molto veloce, siamo al 23 luglio e dopo il via libera delle Camere il Presidente della Repubblica promulga la legge Alfano. Per il Presidente Berlusconi, quindi, si devono sospendere i processi che lo vedono imputato. Esiste una legge simile in altre nazioni democratiche? Esiste limitatamente al Presidente della Repubblica, esiste in Grecia, in Portogallo, Israele e di recente in Francia, dove è stata modificata la Costituzione con una legge costituzionale. Ma non esiste nessuna parte per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri. Cioè solo per il Presidente della Repubblica? Sì, ma voglio aggiungere una cosa, che forse il Presidente della Repubblica più importante che c'è sul pianeta, e cioè il Presidente della Repubblica americana, la Corte Suprema americana in una sentenza del 1982, Nixon versus Fitzgerald, disse che l'assoluta irresponsabilità del Presidente della Repubblica non esisteva, ma soltanto poteva essere riguardata per gli atti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni. Ebbene, la legge di cui parliamo, la legge Alfano, riguarda primo, fatti non nell'esercizio delle proprie funzioni, fatti comuni. E una volta firmato il lodo, nel decreto sicurezza quella norma blocca processi sparisce. Passata la paura della paralisi di migliaia di processi, sembra quasi un buon accordo. E c'è pure chi si accontenta. È meglio sospendere un processo, quello del Presidente del Consiglio, che sospendere 100.000 processi compromettendo l'intero sistema giudiziario italiano. C'è un precedente nel 2003, un altro lodo quasi simile, quello di Schifani. Impunità per le cinque più alte cariche dello Stato. Un altro presidente, Carlo Azeglio Ciampi, che lo promulgò con legge ordinaria. C'era il processo SME, imputato sempre Silvio Berlusconi. Un anno dopo la Corte Costituzionale lo boccia, ma nel 2008 Giorgio Napolitano firma la legge Alfano dicendo che si rifà proprio a quella sentenza, che bocciò sì la legge, ma nella sostanza, non nella forma. Cioè con una legge ordinaria si può modificare l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Praticamente l'articolo 3 della Costituzione. A parte il fatto che a me, alla mia sensibilità di cittadino, non di giurista, una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, del principio costituzionale di uguaglianza, mi tocca epidermicamente, non nel cervello, e quindi trovo che sia sempre una grave incostituzionalità. Praticamente sta dicendo che, secondo lei, a suo avviso, i due Presidenti della Repubblica citati, Ciampi e Napolitano, avrebbero potuto non firmare quella legge. Per me avrebbero potuto farlo, certamente. Basta aprire la Costituzione all'articolo 3. Milano, 27 settembre, è ripreso il processo Berlusconi-Mills. Per il pubblico ministero il lodo Alfano è incostituzionale, quindi chiede e poi ottiene l'invio degli atti alla Corte Costituzionale. Sarà adesso la Consulta a decidere se il capo del governo dovrà essere processato oppure no. Veniamo adesso agli effetti collaterali del lodo. Al processo di Milano c'è una parte civile, l'Avvocatura dello Stato, a rappresentare degli interessi lesi. Gli interessi lesi di chi? Della Presidenza del Consiglio come organo. Che si è costituita parte civile nell'ambito dell'udienza preliminare nel 2006 e il reato di corruzione per atti giudiziario, che è un reato che vede come parte offesa la Presidenza del Consiglio. Poniamo anche un altro tipo di scenario, no? La Corte Costituzionale. L'Avvocatura Generale, così come era successo nel 2004, istituzionalmente può essere chiamata dalla Presidenza del Consiglio a sostenere la legittimità costituzionale della legge. Dunque, mentre al processo di Milano la Presidenza del Consiglio si ritiene offesa dal Presidente, qualora fosse giudicato corruttore, alla Corte Costituzionale, invece, si ricongiungeranno le ragioni di Presidente-Presidenza e l'Avvocatura dello Stato sosterrà in quell'altra sede la legittimità del lodo Alfano. E chi sosterrà il contrario, le ragioni dell'accusa? Da giurista risponderei la stessa Procura della Repubblica. Può farlo? Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, no. Le due parti che erano davanti al giudizio di Milano
non saranno più le stesse parti davanti alla Corte Costituzionale, ancorché il giudizio della Corte Costituzionale sia incidentale di quel giudizio principale. Questa è l'assurdità. Cioè le ragioni dell'incostituzionalità saranno molto più deboli. E c'è un'altra conseguenza del lodo Alfano, calcolata, non calcolata, comunque esiste. Mentre la Corte Costituzionale giudicherà il lodo, a Milano il processo proseguirà con il solo imputato Mills. Quindi, sia che il processo al presidente Berlusconi riprenda subito o alla fine del suo mandato, dipende dall'esito della Corte Costituzionale, non potrà essere più lo stesso collegio a giudicare Berlusconi. Diventa incompatibile, perché nel frattempo avrà emesso una sentenza sul coimputato Mills. Manca poco. Quindi, il processo Berlusconi ritornerà al punto di partenza. Alla prescrizione mancano 2 anni. Stanno così le cose, avvocato? Se si dovesse seguire la tesi del pubblico ministero, effettivamente la prescrizione sarebbe a maggio 2010. È ovvio che ricominciando un processo da zero, dovendo risentire tutti i testimoni, cambia il collegio, bisogna rifare anche tutte le rogatorie, è evidente che è un processo che sarebbe sostanzialmente inutile sia per l'accusa sia per la difesa. Allora, tanto vale non farli. Il problema sarebbe quello di accorciare i tempi della giustizia. Invece si continuano ad utilizzare tutti i meccanismi che il sistema offre per perdere tempo e sfilarsi dal processo. Nello specifico, si introduce una legge che sospende il processo. Adesso la Corte Costituzionale deve decidere se va bene o no. E qui si entra in una labirintite, perché da una parte l'avvocatura di Stato, che rappresenta la Presidenza del Consiglio, in quella sede dirà sì, va bene, è giusto sospendere il processo. Quella stessa avvocatura dello Stato che in un'altra sede invece chiederà i danni al Presidente del Consiglio se dovesse risultare corruttore. Qualora la sospensione del processo dovesse passare, quando riprenderà a fine legislatura, fra 5 anni, siccome il coimputato Mills nel frattempo sarà già stato giudicato, per Berlusconi bisognerà cambiare collegio e ricominciare da capo. Va da sé che la prescrizione è già scritta. Ma la riforma della giustizia che dovrebbe eliminare le trappole del processo penale, che fine farà? Per ora è stato annunciato che in Italia il processo penale finirà sotto al controllo del governo. Così si smetterà di tirare per la giacca i presidenti della Repubblica o scomodare le corti costituzionali. E per i PM sarà un po' più complicato andare a mettere il naso dentro agli affari di un capo del governo. Di autostrade del mare si parla da decenni, ma nonostante i nostri invidiabili 8.000 chilometri di coste, siamo al 15% contro il 70% su gomma. E anche là dove c'era un sistema di trasporto via acqua, si è ritornati ai camion perché è più conveniente. E allora ben vengano le iniziative, anche se piccole. Giuliano Marrucci. A pochi chilometri dalla splendida laguna di Marano, immersa tra i canali, si nasconde l'area industriale dell'Aussacorno, in provincia di Gorizia. 95 aziende, 2.500 occupati lavorano e abbiamo un indotto di oltre 4.000 occupati. A fare la parte del leone, 3 laminatori. Beh, i laminatoi qui hanno un'importanza fondamentale, siamo il secondo polo industriale italiano. Altro che New Economy, quindi. Questa è industria pesante, molto pesante. 30 tonnellate. Tanto pesano questi mastodontici blocchi di ferro, che in gergo tecnico si chiamano gramme, e che con la sola forza del calore e della meccanica vengono trasformate in lamiere come queste, di ogni dimensione e per ogni utilizzo. Solo che questa montagna di metallo poi bisogna anche portarla avanti e indietro. Questa è la banchina commerciale, questo impianto puoi vedere sarà 1 chilometro facendo tutto il giro della strada, un altro impianto è là dove vedi quei sili, giusto vis-à-vis all'entrata del porto, quello più lontano in linea d'aria avrà massimo 1 chilometro. Una posizione strategica quindi. Tant'è che è uno dei rari casi dove i capitali, invece che fuggire verso l'estero, dall'estero arrivano. Qualcuno di questi impianti è stato venduto a gruppi stranieri, gruppi
dell'ex Unione Sovietica. Peccato però che le leggi del mercato siano imprevedibili e che quello che fino a un minuto prima era un vantaggio strategico, il minuto dopo diventi un costo. Porto Nogaro, purtroppo essendo un porto fluviale, ha delle limitazioni legate ai pescaggi, vuol dire navi che riescono a portare fino a un massimo di 5-6 mila tonnellate. Peccato che per aumentare i profitti da qualche anno i laminatoi si servono di navi 10 se non 15 volte più grandi. E così oggi le migliaia di bramme che prima arrivavano via Porto Nogaro praticamente dentro agli impianti, senza che nessuno manco se ne accorgesse, arrivano invece qui, nel porto di Monfalcone, da dove poi si spostano sui camion. Un camion, una bramma. Un camion, una bramma, sì. Fatti i conti, alla fine del giro si tratta di diverse decine di migliaia di viaggi l'anno. E il tutto per l'immensa gioia degli abitanti di questo piccolo comune, Porpetto, che ha avuto la sfiga di trovarsi proprio nel mezzo tra l'uscita dell'autostrada e l'area industriale. C'è un notevole disagio perché nelle ore di punta, dai nostri studi, risulta che ci sono anche 1000 passaggi all'ora. Tutto quello che va giù di là passa di qui. A parte il rumore, a parte le vibrazioni, sono deleterie per l'asfalto. Ci rompono chiusini, ci rompono poi anche i marciapiedi. Se questo servizio continua a essere svolto su gomma, chiaramente il disagio aumenterà in modo notevole. Aumenterà perché questo è un settore in crescita. Questo è un settore che sarà sicuramente in crescita e dobbiamo far sì che si possa incrementare sempre di più questa attività. Visto il periodo di magra, se c'è un'opportunità di crescita è giusto coglierla, ma magari anche limitare gli effetti collaterali. La soluzione è venuta in mente proprio a lui, il nostro Alex, factotum di una minuscola agenzia di intermediazione marittima con base proprio a Porto Nogaro, che in pochi mesi aveva perso il 50% del traffico. Ha pensato di continuare a far arrivare le navi grandi a Monfalcone, ma poi da lì, invece che caricare le bramme una ad una sui camion, caricarne un centinaio alla volta su una nave più piccola, che poi arriva direttamente a Porto Nogaro. Non abbiamo inventato niente. In Nord Europa, in Olanda, in Germania, in Francia, i fiumi sono utilizzati come vie di commercio. In Nord Europa, appunto, ma non in Italia e non a Monfalcone, che infatti rifiuta la proposta di Alex. E forse è un bene, perché nella disperata ricerca di salvare il suo piccolo business, Alex, un bel giorno, arriva qui, in questo scenario da Far West, nel porto vecchio di Trieste, più precisamente all'Adria Terme. Siamo arrivati su questa banchina, non essendo utilizzata, abbiamo pensato avesse qualche problematica che impediva l'utilizzo della banchina a fini commerciali. Invece abbiamo scoperto un fondale che permette l'entrata di navi molto grandi e che ci sono delle gru che hanno la capacità, la portata giusta per fare questo tipo di servizio. Le gru sono nuove, sono state costruite nel 2000 e però non sono mai state utilizzate. E chi le ha pagate queste? Le ha pagate, ritengo, è un investimento della regione. Quanto costano un trucco così? Qualcosa come 25 miliardi delle vecchie lire. E non venivano alla fine non sono state quasi mai utilizzate. Insomma, un bel patrimonio che sembrava aspettare soltanto qualcuno che lo riattivasse. E una volta trovato il porto, il resto è un gioco da ragazzi. La partenza, circa verso le 8, fino all'isola di Porto Buso. La nave si ferma in rada la notte. Dopodiché la mattina verso le 6 rientra a Porto Nogaro. Il tempo di scaricare queste 3.000 tonnellate è circa 2 ore, portando circa 100 brame al colpo. In 11 giorni portiamo tutto il materiale. Un'organizzazione perfetta quindi, ma non secondo le tanto amate leggi di mercato, perché a conti fatti costa meno far spostare 100 camion che non una nave. Assolutamente sì. Costano meno, ma ci sono dei costi indiretti da valutare, quindi dei costi sociali legati all'inquinamento, pensiamo anche al discorso incidenti. E se di questi costi indiretti al mercato non gliene può fregare di meno, per fortuna che a pensarci, almeno quando funziona, c'è la politica. E quindi noi abbiamo ricevuto un contributo da 552.000 euro che va a compensare questi costi, per cui diventiamo concorrenziali e riusciamo a
diciamo, a svolgere il servizio. E magari dopo questa spintarella iniziale del contributo non ci sarà manco più bisogno. Dal nostro piano finanziario, dal nostro piano operativo, ovviamente ci saranno sicuramente delle sinergie che ci permetterà alla fine del periodo contributivo di poter stare in piedi con le nostre forze, con le nostre gambe. L'idea che noi abbiamo è di creare con il trasporto Brame lo zoccolo duro di questi trasporti di corto raggio. L'importanza di un'iniziativa del genere nasce dal fatto che potrebbe dare lo spunto ad ulteriori iniziative, come dicevo prima, sempre di cabotaggio a corto raggio, che sicuramente migliorerebbe la logistica globale di tutto l'Adriatico, di tutto il Nord-Est. Non è poi così impossibile fare profitti organizzandosi in modo virtuoso. Prima dei titoli di coda devo correggere una dichiarazione del segretario generale della UIL che nella scorsa puntata dedicata ai sindacati aveva detto che la quarta organizzazione è la CISAL. Si era sbagliato, e invece la CONSAL. Si scusa e ci scusiamo anche noi. Prossimamente. Il know-how è il patrimonio tecnologico e di esperienze di un'azienda e parte da qui. Dalle lunghe file di camion dell'AMA che entrano nella discarica più grande d'Europa. ...240 ettari, grande come 240 campi di calcio. L'impianto è a ovest di Roma, tra il raccordo anulare e l'aeroporto di Fiumicino. La discarica è della società E Giovi di Francesco Rando, il capitale dell'avvocato Maglio Cerroni, il monopolista romano dello smaltimento dei rifiuti. Qui arrivano tutti i rifiuti di Roma, Ciampino, Fiumicino e della Città del Vaticano. Qualcuno ha scritto sui giornali che lei si è definito un benefattore per la città, vero? Sì, ne sono profondamente convinto. Ma la grotta vuol dire anche tante aziende agricole, col Gran Turco che nasce poco sotto la discarica. Innaffiano i campi con l'acqua dei pozzi e dei fossi, non sapendo se la falda è inquinata. E le mucche mangiano l'erba che nasce qui. Il podere Prato Rotondo ha le frisone da macello e una sessantina di bufale per fare la mozzarella. Durante la settimana lavoro circa 2500 litri di latte. A settimana, E quindi quanti chili di mozzarella fa? Sono circa 500 chili, 550 chili. Alla settimana, li vende tutti? Sì. Senta, ma non è preoccupato del fatto che c'è qui la raffineria? A un passo c'è la discarica. Faranno il gasificatore? Ci stanno gli impianti per stoccare i carburanti? Ci stanno da tanti anni. Quindi la puzza per lei è tranquilla? Si confonde tra la puzza delle bufale e la puzza della discarica. Si confondono le puzze. Siamo andati a Berlino per capire come funziona lo smaltimento dei rifiuti. Una città di 3,4 milioni di abitanti, mentre Roma ne conta 2,8 milioni. Naturalmente, tra extracomunitari e pendolari, le due capitali hanno almeno 1 milione di persone in più. Qui siamo con Jürgen, che guida un camion per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, quelli che andranno all'inceneritore. Due capitali a confronto, questo domenica 16, perché domenica prossima saltiamo, ci sarà uno speciale Elisir dedicato alla raccolta fondi per la lotta contro i tumori. La replica della puntata di oggi, come al solito, domani su Rai Sat Extra alle 21, e sempre domani l'appuntamento per chi volesse sul nostro forum discutere della puntata di oggi con l'autore Sigfrido Ranucci. Grazie, arrivederci.